ascoltatori di Milano TV, siamo con Luigi De Magistris, candidato a sindaco per il comune di Napoli nella coalizione di centrosinistra, una candidatura annunciata già un anno fa, nel maggio del 2010. Vendola disse, purtroppo lo stesso Vendola disse, appoggeremo De Magistris a sindaco di Napoli. Questa candidatura è stata per un po' congelata e adesso si ripresenta De Magistris con forza, rompe tutti i tavoli, così si può dire, del centro-sindaca e si presenta a sindaco di Napoli. Stavolta però Vendola non sembra appoggiarla. Perché? Innanzitutto all'epoca, un anno fa, ci fu quella grande manifestazione a Napoli, a Bagnoli, dove appunto ci fu il lancio da parte di Vendola di questa possibilità della mia candidatura, ma non era in piedi perché io non pensavo assolutamente di poter fare il sindaco di Napoli, perché sono appunto parlamentare europeo. È cambiato qualcosa dopo, cioè nel senso che dopo le primarie che dovevano rilanciare il centrosinistra a Napoli, è accaduto che invece il centrosinistra è caduto in una palude. Allora, quelle sollecitazioni che avevo avuto un anno prima da tanti amici del centro-sinistra, tante associazioni, cioè è diventata sempre più pressante. Ho iniziato a pensare che la mia candidatura per Napoli poteva rappresentare un'uscita d'emergenza, un'uscita democratica. Responsabilità, quindi. Responsabilità, una candidatura di amore per la città. Io sono convinto che Vendola alla fine non potrà che appoggiare questo percorso, perché è un percorso del cambiamento, un percorso che può unire il centro-sinistra migliore, è un percorso che non può che non appoggiare anche Vendola e Sinistra e Libertà, quindi attendo fiduciosa la decisione, che spero avvenga quanto prima, di sostenere la mia candidatura per una Napoli diversa, una Napoli più pulita, una Napoli nell'interesse dei cittadini. Proprio su Vendola, no? Noi abbiamo sentito Di Pietro 3 giorni fa, che ci ha detto noi non facciamo appelli a Vendola, facciamo appelli solo ai nostri militanti. Lei sente di confermare questo caso di Di Pietro, o un appello a Vendola lo farebbe comunque? Ma io innanzitutto faccio un appello a tutti i napoletani onesti, perché chi si candida a sindaco non è il sindaco di una parte. Io faccio appello a tutti quei napoletani che sono stanchi del malaffare, che è molto trasversale, sia ben chiaro, che vogliono una Napoli più solidale, con più diritti, più sicura, con meno disuguaglianze, con più cultura, più turismo, una Napoli più gioiosa, più bella. Quindi l'appello è anche a Vendola, io lo faccio l'appello, ma Vendola poi non è napoletano, quindi faccio un appello soprattutto agli amici di Sinistra e Libertà di Napoli di fare questa scelta coerente con le loro ambizioni e i loro progetti politici. Ma Napoli è una città difficile, lei crede di poterla cambiare, insomma è convinto? Ne sono certo perché c'è bisogno di schiena dritta, di idee chiare, di una bella squadra, di sapere attivare un protagonismo nella città, connettersi con la parte migliore della città. Napoli va infiammata nel senso buono del termine, nel senso pacifico. Napoli deve riscoprire il suo orgoglio, la sua passione, il suo entusiasmo e la sua consapevolezza di essere una delle metropoli più importanti del mondo, capitale del Mediterraneo, terza città d'Italia. Qui ce la possiamo fare. Lei pensa che ci sarà una risposta da parte dei cittadini? Lei si è candidato agli europei, ha preso migliaia e migliaia di voti e in alcune regioni anche più di Berlusconi. Pensa di avere lo stesso impatto sulla popolazione napoletana? Me lo auguro, io ce la sto mettendo tutto e devo dire che in questi primi passi di avventura affascinante che spero mi porti a diventare sindaco di Napoli sto avendo delle risposte straordinarie alla città. L'altro giorno al Modernissimo, l'altro giorno nei mercati del Vomero, domenica starò a Pianura, oggi pure sono stato al centro storico di Napoli. La risposta è buona, mi sembra che Napoli si stia mettendo in movimento, ci sia interesse, insomma credo di aver dimostrato nella mia vita con la testimonianza da che parte sta. Punto interrogativo, la scelta del PD, perché candidare Morcone e non andare tutti insieme in un'unica coalizione? Questa effettivamente è una scelta brutta perché viene dopo la mia candidatura, quindi c'è una pregiudizialità politica nei miei confronti. Io potevo essere l'occasione per unire l'intero centrosinistra, per togliere imbarazzi anche al PD che è uscito lacerato dopo le primarie, invece si è voluto individuare una persona in un prefetto, evidentemente il mettere a posto le varie componenti interne al PD. Poi sembra evidente dai primi passi che Morcone sia espressione di Bassolino, sembra molto evidente dall'appoggio di D'Accozzolino, l'appoggio che ha avuto da D'Alema. Poi mi ha incuriosito molto che la prima persona che ha ringraziato Morcone è stato Di Mita.
detto che De Mita è una delle personalità più importanti della Campania, quindi insomma, è un biglietto da visita chiaro. C'è chi pensa che queste elezioni a Napoli siano confuse e frastagliate, secondo me sono chiarissime, cioè gli schieramenti in campo sono molto chiari. Lettieri è stato presentato a Berlusconi da Cosentino, Morcone viene presentato da Bassolino, da D'Alema, e indica in Ciriaco De Mita una sua persona di estrema fiducia. Lei? Come si chiama? L'altro candidato dell'UDC rappresenta Pasquino, anche Pasquino rappresenta espressione poi concreta anche di De Mita, quindi molta differenza tra De Mita e Morcone non c'è. Lei invece da chi io rappresento il raccomandato a nessuno. Non mi faccio raccomandare a nessuno, ci ho messo la faccia, io ho solamente ascoltato le istanze che sono venute da tanti militanti di partito del centro-sinistra, compreso il PD, ho ascoltato tanta gente che mi chiedeva di metterci la faccia, ho ascoltato associazioni e comitati, credo che sono l'unica alternativa seria per il cambiamento di Napoli, questo è il messaggio che do anche nel programma. Ma lei diventa sindaco di Napoli, le prime tre cose che fa? Ma sono tante e sono tutte intrecciate da fare. La prima secondo me è partire immediatamente sul nuovo ciclo dei rifiuti, cioè spezzare la logica emergenziale che c'è nei rifiuti, quindi la raccolta differenziata porta a porta che ridurrà anche i costi. Poi una Napoli più vivibile immediatamente, più trasporto pubblico in tutte le ore, soprattutto i fine settimana, quindi una Napoli che investe immediatamente in cultura, in trasporto pubblico e in politiche sociali, immediatamente delle correzioni di bilancio, basta gli sprechi sia alle politiche sociali, vicino ai più deboli, alle persone che stanno ai margini della società, e investendo in cultura la città diventa anche più ricca per tutti, perché tutti vogliono venire a investire a Napoli e Napoli diventa una città più bella e anche più forte economicamente. L'ex sindaco, se non lo so io prima, cosa prenderebbe dalla sua gestione e cosa invece lascerebbe nel dimenticatoio? Ma a me non piace fare il processo alle giunte passate, perché il giudizio sulla giunta Iervolino lo daranno i cittadini di Napoli. È ovvio, sono state fatte cose buone, però se devo essere sincero bisogna cambiare. Sono troppe cose che non vanno, quindi io credo che i napoletani questo l'hanno capito, perciò è ancora più grave la scelta del PD di non aver voluto appoggiare un cambiamento. Quindi io credo che Napoli deve cambiare e con la mia candidatura c'è un segnale non di discontinuità, anche di rottura rispetto a quello che è stato fatto. Quindi no a Cosentino e no al bassolinismo. Bene, noi la ringraziamo, è stato molto gentile, salutiamo i nostri spettatori, vi invitiamo a seguirci su napolinord.it e Vox News. Arrivederci, grazie.